famiglia, siamo uno. Mi chiamo Polacci Luciana. Sto per nascere e non vedo l'ora. Eh sì, perché qui dentro la pancia si sta davvero strettissimo. La mamma, nonostante sia incinta di 7 mesi, sta ancora a servizio da una signora. Papà invece si chiama Mario. Lavora per un traslochio e si lamenta sempre che non c'è una lira. Quando nascerò però mi ha promesso che mi faccia dentro la bandiera del pari. Ma no! Sai che risate? Mannaggia, mannaggia. La mia famiglia siamo uno. Sono ancora nel ventre materno e fuori c'è un grande arbusto. Perché oggi si festeggia il compleanno della mia mamma, che oggi festeggia ben 14 anni. Qui a Bogotà, come nel resto della Colombia, noi quando festeggiamo facciamo tanta confusione. Tipo esplodiamo interi caricatori di mitra in aria, spariamo bombe carta, ci prendiamo a calci nel naso e se ci gira bene ci ammazziamo così per cazzeggiare. Oggi tutti i miei parenti vengono vicino alla pancia della mamma e dicono: da Ramon, come sta Ramon, dove viene Ramon? Ma la vera impressione che mi chiameranno Ramon. No, non è che mi dispiace, è che nella mia famiglia di Ramon Fernandez ce ne sono già 16. E che cazzo, un po' di fantasia. Per fortuna del secondo nome mi chiameranno Manuel. Mi piace di più. Anche se secondo me Manuela è più affascinante. Però pare che per qualche strana legge, se tu nasci con il pene, ti devono per forza dare il nome del maschio. Invece, se sei munito dei cicli di affetta, allora ti possono dare il nome di una femmina. Stupide regole! Fiesta! Ia! La mia famiglia siamo 5. Io sto alle elementari. E i miei dopo di me hanno fatto altri 2 figli, a raffica. Soltanto che mio padre alla seconda femminuccia ha rosicato un poco, no? E si è calmato soltanto quando è arrivato il maschietto. Papà, è così, ci tiene il cognome. E nel nostro paese lo può mantenere soltanto se sei maschio. Comunque, a casa mia ci sta tanto rumore, eh? La televisione, il traffico della tangenziale, i miei fratelli che stanno sempre a piangere, papà che russa. Io vorrei un poco di silenzio. Perché secondo me, quando la gente fa troppo casino, poi non riesce a pensare. E così ci si confonde, mannaggia, mannaggia. La mia famiglia siamo 39. Già, noi Fernandez siamo infiniti. Vabbè, dopo una strenua battaglia sono finalmente riuscita a imporre a tutti il nome di Manuel, altro che Ramon. Qui, nel barrio de Potosí, anche se tutti la considerano una specie di favela, è quanto da meglio la periferia di Bogotà te possa offrire. E sì, e poi a me piace più stare a casa per la strada che a casa con il tio Esteban, che ogni volta che mi becca da solo vuole sempre giocare al dottore e infermiere. Solo che il dottore lo fa sempre lui. E producendosi in un trionfo dei doppi sensi sulle stetoscopio, la vaselina, le suppostine, e vuole che io faccia delle cose imbecilli. Alla fine patteggiamo, io gliela lascio fare in cambio dei giocattoli. Adesso scusate che mi devo provare un vestitino della mamma. Io adoro il fucsia. Fiesta! La mia famiglia siamo 30. Con i miei compagni di classe stiamo sempre in mezzo alla strada. Allora noi femminucce sogniamo l'amore romantico sotto la luna piena. Invece i maschietti, non lo sai, i maschietti stanno sempre a disegnare questi enormi peni. Come si dice? Enormi peni. Ecco, sui muri della scuola, di tutte le forme, di tutte le dimensioni, certe volte pure con operazioni sofisticate. Boh, io proprio non la capisco questa ossessione che c'hanno i maschi. Comunque, che poi va a vedere bene sotto sotto, non ci sta veramente niente. Vabbè, l'anno prossimo a me mi piacerebbe tanto fare la scuola alberghiera, ma non ce l'ho vicino casa. Vicino casa ci sta la ragioneria. Allora mio padre ha detto che devo fare la ragioneria perché così vado a scuola a piedi e risparmiamo 36.000 lire al mese della tessera dell'autobus. Però, mannaggia. La mia famiglia siamo 2. Nel mio quartiere tutti mi trattano da femmina. Sì, non da maschio. E mi chiamano tutti Ramona. E io sono disperato. Sì, perché a me volevo chiamare Manuela. Adesso io vivo sola con mio papà e lui fa il sicario, quindi ha tantissimo tempo libero perché non è che lavora tutti i giorni. Oggi un suo amico mi ha proposto un lavoro e adesso sto andando al colloquio. Allora, mi ha chiesto di portare una parrucca bionda, un rossetto rosso e un reggiseno imbottito. Se non lo conoscessi bene, io penserei che mi vuole fare vestire da passeggiatrice. Però no, sarà una cosa legata così al carnevale. E poi a me è biondo. Mi sta malissimo. Fiesta! La mia famiglia siamo 5. Mi sono presa il diploma e ho cominciato a lavorare subito, prima nero.
E poi sono entrate nel delirio di questi contratti a termine. Ed ho capito, ho cominciato a capire come andavano le cose. Ed ho capito che io il posto fisso non ce l'avrei avuto mai. Io sto ancora a casa con i miei, però a 25 anni io mi sento stanca come se ce ne avessi 50. Però sto lì e sto zitta. Quando è morto mio padre, non è che c'aveva la pensione o l'assicurazione, no, perché quello viveva, lavorava a nero come tutti quelli del quartiere nostro, no. Ci ha lasciato 4 soldi e una 127 verde, che quando arrivavo sotto casa tutti quanti urlavano: «Uè, è arrivato Luciano col testa verde!» Mia madre mo c'ha 70 anni e sta ancora a servizio, che adesso la chiamano collaboratrice domestica, però per tutti rimane sempre una squattera. E siccome che nella vita uno parla sempre del lavoro che fa, gli avvocati parlano dei processi, i medici delle malattie, e mia madre parlava soltanto di stracci e di saponi. E forse è per questo che sono venuta su una ragazza pulita. Mannaggia, mannaggia. La mia famiglia siamo uno. Finalmente mi chiamo solo Manuela. Non c'è più Ramon, non c'è più Ramona. Ho 20 anni e sono una gnocca che levate. Ho 5 anni di sporcherie in Colombia. Sì, ho deciso di mettermi in tiro perché voglio andare a lavorare in Italia. Sono riuscita a mettermi da parte i soldi per pagarmi un'operazione dal miglior chirurgo plastico degli Stati Uniti. Tornata lì, con una foto delle voci di Pamela Anderson, gli ho detto: evitiamo questo piattume, zio, eh? Io ho una settima abbondante. E così mi ha fatto un sottocoppa rialzato, capezzolo la falda larga che pare che piace di più agli uomini maturi. E già che c'ero mi sono fatta fare gli zigomi mangolotti da Beyoncé, le labbra farcite l'Angiolina Jolie. E mi sono fatta fare il culo un po' abbondante, come si dice, forte di fianco. Perché pare che agli uomini italiani piace di più, perché gli ricorda la mamma. L'unica cosa che non mi sono fatta toccare è il penuto. No, quello è perfetto e rimane lì dove è, una opera d'arte. Io lo presto solo se lo vogliono esporre il Guggenheim. Fiesta! Le vacanze? Ce le facciamo a fine settembre, perché costa di meno. L'altro anno in Calabria, nella pensione, la pensione ci stavamo soltanto noi e due e una vecchia, sopra una sedia a rotelle, trascinata da una mulmina scoglionata. Pure il cinema all'aperto aveva chiuso. Quando che non pioveva ce ne andavamo al mare alla spiaggia libera. Una volta questo cretino mi ha portato pure a visitare Potenza. Gli unici due turisti nella storia di quella città. E la gente quando ci vedeva ci guardava strano, che pensava: boh, ci si sarà fermata la macchina proprio qua. E così invece dei monumenti ci indicavano direttamente il meccanico. Però io e Stefano, capito, ci ridevamo sopra. Stavamo noi e due, stavamo bene, perché è un lavoro, ce l'avevamo ancora. Ripetitivo, faticoso, mal retribuito, però almeno ci faceva sopravvivere. Era una vita di merda, sia ben chiaro. Però era quello che ci era capitato. E a noi ci stava bene pure così. La mia famiglia siamo 4. Sì, adesso vivo a Roma. Ho un appartamento sulla Cassia e lo divido con 2 panamensi e una brasiliana. Siamo una piccola grande famiglia. Ah, il mio tirannosauro, oramai, è una leggenda per le strade di Roma. Sì, perché i clienti è quello che vogliono, vogliono vedere il macete. Si mettono subito in ginocchio e aspettano la santa benedizione. Che sciocchi gli uomini, eh? Credono tutti di essere etero. Amore, dai amore, vieni qua, vieni a casa mia che ti faccio un massaggino particolare, eh. Dale che io sono tutta una jacuzzi di carne. E se fai il bravo, ti faccio vedere il mostro dell'Ocne, dale. Cosa? 15 euro. 15 euro vai con quella sfortunata di tua sorella, velo? Che non siamo mica al mercato qua. Vai, 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 che sei pure brutta e c'è la porpora, guardate. Va a casa tua moglie, vai, vai dai tuoi figli, che piangono i figli, perché papà è fuori per la strada, ti vuole andare a mignote a 15 euro, va, va, va a divertire, vai. Vai a cambiare la padella di tua suocera. Pelato che c'hai pure la panza. Dicevamo? Ah sì, è mio baracuda, mi fa guadagnare 5.000 euro al mese. Fiesta. La mia famiglia siamo 2 e mezzo. Un
bel giorno ho fatto 33 anni e mi sono detta, allora, che cazzo, ma mica devo morire sulla croce come Cristo, no? In fondo c'ho tutta la vita davanti, poi l'azienda mi ha pure promesso che se lavoro tanto non baccaglio sullo stipendio da fame, non pretendo i buoni pasto e mi fermo quel paio d'ore in più al giorno senza che mi paghino lo straordinario, pare che di sicuro mi rinnovano il contratto e poi l'anno prossimo mi assumo in pianta stabile. E io faccio tutto, faccio tutto, mi spacco la schiena, mi sacrifico per 700 euro al mese, in più sorrido sempre. E neanche mi era stato richiesto. Però faccio un errore solo. Uno soltanto. Uno. Così, in un momento di grande gioia e di allegria, io e Stefano decidiamo di mettere al mondo una creatura. E invece di ricevere una bella pacca sulla spalla, mi vengono a dire che non mi rinnovano il contratto, che l'azienda deve risparmiare, che mi ringrazia per il lavoro svolto, ma che mo non c'ha più bisogno di me. Capito? E me lo dicono che sto al settimo mese di gravidanza, con mio marito che sta lavorando in Germania, no? E con mia madre che non ce la fa neanche più a mantenersi dritta con la schiena. E che dite voi? Come faccio? Come faccio io secondo voi, mo? Eh? Che faccio? Che faccio? Mi vendo la 127, mi vendo! La mia famiglia... Siamo uno. Ah, è bellissimo essere una trentina realizzata. Sì, un mio cliente mi ha anche regalato un appartamentino delizioso ai Parioli. E adesso? Devo rilasciare un'intervista a una giornalista. Sì, vuole fare una cosa sulla diversità. Questa giornalista dice che... anche se io sono diversa, mi devo accettare per quella che sono. E il fatto che io sia diversa non vuol dire che sia uno sterco. Secondo me lei è la diversa. È brutta? È cicciona? E puzza come una fabbrica di formaggio abbandonato. Però siccome lei si ritiene politicamente impegnata, allora fa finta di rispettarmi, però mi continua a chiamare diversa. Vorrei sapere la mia storia. Da lì poi in due minuti torno da voi. La mia storia? Allora diciamo che in Colombia mi morivo di fame e qui mi avesso Dolce Gabbana. Finito. Ti piace il sandalo? Bello, eh? Che scarpe porti? Ah, le mani verde, quello delle orecchie. Vedi. Senti, c'è tanta gente che vuole parlare, che vuole sapere la mia storia. Non so perché, prima o poi, se finisce sempre a quattro zampe. No, tu no, per carità. Perché? Serve la prima volta? Vale, non ti offendere. È che noi diversi, siamo così. Ci manteniamo in vita con la ironia. Cosa credi? Che io volevo fare la puttana? Io da bambino mi sognavo di stare in mezzo alla strada a fare vedere il macete a tutti? No. Io da bambina mi sognavo di essere una donna bellissima. Sì, è vero, ci sono quasi riuscita. Però ancora adesso c'è Ramon. Io mi sveglio la mattina, mi guardo allo specchio e c'è Ramon. Mi metto la base, Manuel. E l'ombretto, Manuel. E poi, con un tocco di rossetto anche che arriva Manuela. E allora io mi sogno di ballare una cumbia lenta lenta con Antonio Bandera. E lui lascia quella vecchia di sua moglie e anche la gallina, quella del mulino bianco, e si mette con me. Sì. Hai visto? Anche io so fare i sogni. Mia famiglia, siamo 3.757.000. La mia famiglia, siamo 26.000. Io faccio parte di quel 12% della popolazione del paese che sta sotto la soglia della povertà. 26.000 è il numero delle persone che fa il mio mestiere. E nel mondo una su 12.000 nasce uomo e poi diventa femmina. Allora io non chiedo niente di speciale,
Io voglio soltanto essere ascoltata. Io rivoglio la vita mia. Io rivoglio lo stipendio basso mio. Io voglio essere premiata perché metto al mondo una creatura. Veniamo da tutto il mondo. E la maggior parte di noi finisce per strada perché non ci sono datori di lavoro che fanno lavorare un trans. Una donna se rimane incinta e non c'è il contratto protetto rimane sul lastrico. Un trans non taglia il pane in un supermercato. Un trans non può fare una puntura in un ospedale. Un trans non può mettere le timbri nella posta. No, il trans deve battere per strada perché quello è il suo posto. Allora io non lo voglio il macchinone. E in vacanza in Sardegna non ci vado. E i capelli me li tingo da sola. Però ridatemi il lavoro mio! Noi abbiamo 9 milioni di clienti! Questo significa che un italiano su 3 almeno una volta nella vita ci è venuto a cercare. L'80% di loro vuole avere rapporti senza precauzioni. E ogni anno 17 di noi muoiono uccise per strada. Io rivoglio lo stipendio basso mio! No! No, no! No, io non sono pazza! No! Non sei una loca! Io sono soltanto stanca! Sei solo cansata! Oramai ho superato i 40. Sì, e non sono più la Manuela piena di clienti che furorizzava anni fa. No, però devo dire che mi sono guadagnata un certo tipo di clientela al tuo locato. Mi sto mettendo via i soldi. Sì, ho deciso. Finalmente mi voglio fare decidere il sfilatino. Voglio essere Manuela al 100%. Sì. Oggi ho un problema. Di là c'è il rampolo di una famiglia di industriali, no? Nel mio letto, in overrosse. Quasi quasi. Io chiamo quella giornalista ovesso. Il piccolo Mario è nato. Che pesava nemmeno 3 kg. Però non ha versato neanche una lacrima, eh? Ci ha guardato dritto dritto negli occhi, sembrava un piccolo guerriero silenzioso. Nostro Signore ha detto che gli ultimi saranno i primi. Non ha detto di preciso quando. Fiesta.